siamo a Sanremo. Sono contentissimo di ospitare qua nello studio di Radio Bruno una giovanissima con un nome, un nome bellissimo, Arianna, in arte Ariete. Ciao Arianna, come stai? Io bene, tu come stai? Io tutto bene, carica, un po' sballottata, però tanto contenta. È un'esperienza incredibile, immagino, sì. Non voglio nemmeno immaginare come tu ti sia sentita quegli attimi prima. Quando senti il tuo nome, Ariete, devi scendere. È una bella botta, infatti ovviamente molto emozionata, molto stupita quasi che sia successo, però andiamo avanti, non vedo l'ora di continuare questa esperienza e di divertirmi. A noi sei piaciuta molto, ci è piaciuto Mare di Guai. Grazie mille. E vogliamo sapere qualcosa in più di questa canzone in collaborazione con Calcutta, Dardas. Raccontaci da cosa ti sei ispirata, come è nata l'idea. Allora, in realtà questo brano è nato inizialmente da sola, quindi la prima strofa, il pre-ritornello e il ritornello già esistevano, cioè io l'avevo scritti a luglio del 2022 più o meno. E poi quando è nata l'idea di presentare un brano al Festival di Sanremo, ho detto vabbè, ok, facciamolo con Dardast. E il mio discografico Davide ha detto: ma ti piacerebbe se venisse Calcutta a scrivere qualcosa? Ho detto beh, ovvio, sono una grande fan. E poi abbiamo provato a scrivere qualcosa da zero, ma non è uscito nulla quel giorno. E quindi Dardast ha detto: ma perché non proviamo a riprendere quel brano che avevi già scritto a luglio? E a Edoardo a Calcutta è piaciuto e quindi ci siamo rimessi a lavorare su quel brano lì. Beh, quindi tu hai cominciato un qualcosa che poi gli altri hanno arricchito, sì. E è venuto fuori Mare di Guai. Sì. Ed è una canzone d'amore, giusto? Sì. Dedicata a qualcuno in particolare? Sì, è dedicata alla mia ex e lei l'ha ascoltata, insomma, è tranquilla. È dedicata soprattutto anche a me stessa, no? Mi racconto molto, dico che mi apro molto in realtà in questo pezzo. Dico: non so nuotare in una vasca piena di squali. Comunque è un pensiero profondo che mi è uscito proprio in maniera molto naturale. E nulla, sono contenta che stia piacendo. Quindi noi comuni mortali non possiamo capire cosa significhi scrivere un pezzo e poterlo anche cantare. Ma è terapeutico? Un bel po', eh? Un bel po', sì. Sì, devo dire la verità, un bel po' terapeutico. Quindi quando sei arrivata davanti al microfono proprio ti sei liberata completamente, condividendo. Sì, sì, assolutamente, è un'emozione bellissima. Bello. Senti, è stata contenta di esibirti la prima serata o avresti preferito la seconda? Perché oggi è un giorno un po' più tranquillo o... Ma devo dire, sono stata contenta, è una bella emozione comunque la prima serata. E tanto poi comunque una sera vale l'altra. Sì. E sempre quello, sempre che ci esibiremo tutti insieme, faremo tutti insieme le cover, saremo tutti insieme alla finale, quindi questa divisione iniziale nemmeno pesa troppo, ecco. A proposito di cover, cosa ci porti venerdì sera nella serata dei duetti? Vi porterò Centro di Gravità Permanente di Franco Bella. Battiato con San Giovanni. Bella, bella, bella. Tu con San Giovanni hai già lavorato? Io con San Giovanni, sono amica principalmente. Non abbiamo mai cantato insieme, però abbiamo provato tanto in sala prove, perché poi è un pezzo sacro che va fatto bene. E devo dire che non vedo l'ora di cantarla con lui. Anche noi, sono tutti due giovani sul palco, sicuramente porterete una versione rivisitata e non vediamo l'ora di ascoltarla. Dai. Bene, bene, bene. Voi vogliamo sapere cosa pensi degli altri cantanti in gara, se c'è qualcuno con cui hai fatto amicizia, qualcuno che già conoscevi prima, empatizzato parecchio, con cui stai vivendo questa esperienza? Ma sicuramente da prima conoscevo bene, ecco, tra virgolette, Tananai, Madame. Ho beccato spesso Mara Sattei, sto beccando tutti i giorni Mengoni, praticamente siamo sempre incrociati, ho conosciuto tutti in realtà, più o meno dal primo all'ultimo, Cugini di Campagna, Grignani, tutti quanti, proprio qualsiasi fascia d'età. Ci vogliamo tutti bene, credo, bello. Al di fuori della competizione che alla fine è quella che è. È quella che è, ma è tutta un'esperienza, perché poi in realtà la classifica conta fino a un certo punto, ma ce l'ha insegnato l'anno scorso Tananai, guarda che bell'anno che ha fatto. Noi però ti auguriamo comunque di posizionarti benissimo e anzi di vincere se possiamo, quindi dai, dai, è tutta, dai. No, un bel Sanremo quest'anno pieno di giovani, sei grintosa, sei una ventata d'aria fresca, porti un bel messaggio, quindi ti auguriamo in bocca al lupo, spacca grazie tutto. Mille, viva il lupo. Dai, mancano ancora grazie, 4 serate.
Super. Vai Arianna. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo.